chiamato mai per me. Sono appena uscita dal Casteller, il centro che si trova alle porte di Trento, dove ho constatato le condizioni di salute di M49 e di JJ4. M49, soprannominato Papillon, si trovava nella zona esterna della sua, diciamo, tana, in un territorio di circa 5.000 metri quadri, che ha una predominanza di bosco e di boschetto. Ci sono delle pozze d'acqua, dei laghetti. L'orso non può scappare in quanto le pareti di questa zona esterna sono molto alte e hanno la parte superiore ricurva verso l'interno. Sono costituite da un materiale che non permette all'orso di arrampicarsi e non c'è la corrente elettrica, quindi non si può fare del male. M49 era in mezzo al boschetto, bello tranquillo, sdraiato, ci ha guardato, incuriosito, ci ha percepiti e non ha dato nessun segno di aggressività, non è venuto contro la recinzione dalla quale noi lo stavamo guardando, si è mostrato proprio tranquillo ed è in buono stato di salute, bello grassottello e soprattutto non ha dato segnali di particolare tensione. JJ4 invece è chiusa in spazi piccoli ancora, in quanto prima di poterle aprire una parte di bosco bisogna aspettare che lei acquisisca una qual purtroppo abitudine alla captivazione, quindi oggi è chiusa in una parte di tana, che per lei è una tana, dove si sente più sicura perché è buia ed è nascosta. Poi ha a disposizione una sorta di patio all'esterno, anch'esso ovviamente chiuso, quindi non può arrivare nella parte esterna alla quale da questo patio si accederebbe, ma già dal primo giorno che è stata catturata si è nutrita, sta bene, ha anche lei una specie di vasca per fare il bagno in questa piccola zona dove ora sta, è molto golosa di miele perché erano il principale alimento che lei trovava nella zona dove era libera, e al momento è tranquilla ma spaesata, sicuramente impaurita e non dà segni di aggressività, è tranquilla ma certamente avrà bisogno di tempo per potersi abituare. Io credo che ci vorranno ancora un po' di giorni prima che le venga aperta la possibilità di recarsi all'esterno, perché per un animale selvatico la captivazione è sicuramente traumatica e quindi bisogna impedire che si faccia del male. Il Corpo Forestale di Trento e il Centro Casteller lavorano molto bene. Questa struttura è molto bella, ha tutto quello che serve per gestire temporaneamente, ovviamente, plantigradi e anche altri animali, e i forestali qui, come del resto nel resto d'Italia, sono molto bravi, molto professionali e certamente sanno fare il loro lavoro. Poi altra cosa è il fatto che questa è una prigione, ovviamente, perché l'animale comunque è chiuso, non può essere libero, e la captivazione è un qualcosa che vorremmo non ci fosse mai, e quindi io faccio un appello davvero a tutte le autorità affinché ci sia data la possibilità di spostare questi due orsi in zone dove possano finire la loro vita liberi. In particolare JJ4 ha già 17 anni, per cui certamente si può trovare per lei un'ottima soluzione, che non è l'abbattimento. Uccidere JJ4 ha sapore di una vendetta che non ha nessun senso, non si può applicare a un animale il concetto della pena di morte come se si trattasse di una persona, sono concetti di noi umani e non davvero dobbiamo trasferirli agli animali. Lei era solo un orso nel suo habitat che ha difeso i suoi cuccioli perché evidentemente aveva percepito un pericolo. E posso dirvi che quel bel musone di M49 e il bel musone di JJ4 li terrò sempre nel cuore. Lui era sdraiato, M49 in mezzo al verde, ha tutta questa parte bianca, questo musone bello rotondo, mi ha guardato anche sbadigliato, devo dire,
proprio un animale meraviglioso. E gli occhi di JJ4 non dimenticherò mai sicuramente. Le ho fatto una promessa, le ho detto, purtroppo l'hai combinata davvero grossa, ma faremo di tutto per salvare la tua vita e perché tu possa finire i tuoi giorni libera in un luogo dove non incontrerai esseri umani e potrai fare l'orsa.